Avevano contestato gli ultimi lavori eseguiti dal comune nella via principale del loro quartiere, come il restringimento della carreggiata in due punti e una mini rotatoria considerata pericolosa per pedoni, ciclisti e automobilisti. Residenti e operatori commerciali della zona della Trave erano scesi in strada per chiedere l'immediato ripristino di questo tratto, all'altezza delle vie Venturi e del Signore, nonché le dimissioni di Fabiola Tonelli. D'altra parte, l'assessore non solo rimane convinta della buona riuscita dell'intervento, ma annuncia anche altri lavori. Assessore, che cosa risponde ai residenti? Capisco il loro disagio perché comunque sono stati dei lavori diluiti nel tempo, per vari motivi ci sono stati dei ritardi che non accadranno più, infatti per fine ottobre tutti i lavori in via Trave, in via Fornace dovranno essere finiti. E oltretutto la prossima settimana chiuderemo alcuni tratti di via Trave per alcuni giorni, ovviamente le lasciamo fuori l'orario scolastico in modo che comunque la fruibilità della mattina può essere garantita, per finire questi lavori più importanti di asfaltatura che sarà tirata liscio, quindi io chiedo di aspettare di vedere gli interventi finiti perché ancora oggi non sono finiti, quindi appunto parlo di asfaltature, di segnaletica orizzontale, verticale, di porte d'ingresso della zona residenziale, appunto perché il concetto che voglio far passare è che via Trave è stata pensata come una strada residenziale. L'obiettivo, ha proseguito Tonelli, è quello di rallentare la velocità di chi percorre quella strada, cosa che era stata richiesta dagli stessi residenti nel 2019 attraverso una raccolta firme. Non possiamo, ha detto l'assessore, mettere le telecamere in tutti i rettilinei della città. Inoltre, ha aggiunto, in via Trave sono stati realizzati dei percorsi laterali per mettere in sicurezza i pedoni. Faremo anche delle rilevazioni per capire di quanto abbiamo ridotto la velocità in alcuni punti, perché abbiamo i dati precedenti all'intervento, e sono curiosa di vedere i dati successivi all'intervento. Ci garantiscono che questi tipi di interventi minimo 10 km orari diminuiscono la velocità. Poi ovviamente c'è sempre qualcuno che non rispetta le regole e questi però non dobbiamo giustificarli, non dobbiamo cancellare un intervento perché c'è qualcuno che non rispetta il codice della strada. E ai residenti che non riescono più ad entrare con l'auto negli spazi privati e a coloro che denunciano la poca visibilità per i conducenti nel percorrere la mini rotatoria, l'assessore risponde così. Allora, ho chiesto di, per quanto riguarda l'ingresso carrabile, ho chiesto di fare una verifica e di contattare eventualmente per capire se effettivamente ci sono delle problematiche. Comunque sul cantiere c'è sempre stato un direttore lavori che ha seguito proprio in maniera precisa tutta l'esecuzione dei lavori, ancora appunto mancando anche l'asfalto e la segnaletica magari possono esserci delle incomprensioni sulla viabilità. La rotatoria funziona, tanto che abbiamo visto nel video che anche un camion è riuscito lentamente a passare, ma ci è passato. Ci tengo a sottolineare che in via Trave i camion superiori a 3 tonnellate e mezzo non possono transitare. Adesso rafforzeremo la segnaletica di divieto di transito, quindi qui poi bisognerà anche fare dei controlli magari periodici con la polizia locale in modo che questi imparino ad usare le opere compensative o gli interquartieri. La visibilità è sicuramente garantita, è tutto a norma quell'incrocio, è solo questione magari di abitudine perché si trovano un intervento che non hanno mai visto prima.